Allora, vediamo il secondo quesito, sempre di questo problema della navicella. Dice, sulla base del calcolo precedente, per inciso il lavoro era venuto 3 per 10, 3,00 per 10 alla nona joule. Quindi questo era il calcolo, determina la velocità della navicella al termine della fase di spinta, cioè dopo quei 10 km. Quindi, Quindi dopo il quadro attraverso. esatto, dopo questa cosa qua non capite perché non scrive. Quindi o la chiamiamo Q10 o VF, quindi dopo i 10 km. Dico 10 km perché sul grafico, scusatelo, rimetto, era, vedete, era 10 per 10 alla 3 metri, ok? Va bene, qui dobbiamo richiamare per fare questa cosa, quindi abbiamo sempre la V0 che era 410 metri al secondo. Va bene? Ci chiede la VF. Abbiamo il lavoro. Dobbiamo richiamare il teorema dell'energia cinetica. Che dice sostanzialmente una cosa molto semplice, grazie là dietro, che il lavoro compiuto da una forza, quindi qualunque essa sia, costante, non ci interessa, è data dalla variazione di energia cinetica, ovvero l'energia cinetica finale meno l'energia cinetica iniziale. Quindi quando c'è variazione di energia cinetica c'è un lavoro compiuto, va bene? O meglio, quindi il lavoro sarà dato da un mezzo m. Vabbè, chiamo VF al quadrato, vi ricordate l'energia cinetica come era espressa? Meno un mezzo m, la chiamo V0, quella iniziale, al quadrato. Adesso, capite il motivo per cui abbiamo ripreso questa formula? Il lavoro ce l'abbiamo, vabbè, la massa pure mo la andiamo a recuperare, la V0 abbiamo, l'unica incognita è proprio quella che ci chiede lui, la VF, la massa era di 2 per 10 alla quarta chilogrammi, scriviamo 2 per 10 alla quarta chilogrammi. Va bene? Quindi da qui ricaviamoci la VF, vabbè, facciamo un po' tutti i passaggi. Un mezzo, sì, e erano i dati del problema, quindi del quesito nel primo punto, uguale L più un mezzo MV0 quadro. Che cosa ho fatto, ragazzi? Ho portato a primo membro questo pezzo e poi li ho scambiati, no? Come avremmo fatto in matematica nel risolvere un'equazione. Va bene, vedete, meno un mezzo MV0 diventa più, e poi per non tenere questo a primo membro e questo a secondo, li ho scambiati. VF quadro uguale L più un mezzo MV0 quadro fratto m, e poi invece il 2 che stava a denominatore diventa per 2, e metto una parentesi. Va bene? Questo è però il quadrato, invece a noi serve VF, sarà la radice di tutta sta roba qua. Quindi 2L più un mezzo mv0 quadro fratto la massa. Va bene? Quindi questa è la formula che dovremo utilizzare. A questo punto, vabbè, mo lo sostituiamo, cerco di portarlo in un'altra pagina, almeno non la devo riscrivere. Una pagina nuova. Ok, dicevo, andiamo a sostituire tutto ciò che abbiamo. Allora, abbiamo radice di 2, il lavoro abbiamo detto era 3 per 10 alla nona joule, qua parentesi, più
un mezzo, la massa abbiamo detto 2 per 10 alla quarta chilogrammi, per la V0 al quadrato, quindi 410 al quadrato, e questo sono metri quadro sul secondo quadro. Tutto fratto appunto la massa che era 2 per 10 alla quarta chilogrammi. Va bene? Qua meriterebbe sicuramente un'analisi dimensionale, cioè vedere se ci troviamo con appunto chilogrammo per metro quadro sul secondo quadro, sono joule, infatti qua pure joule, diviso poi i chilogrammi, infatti rimane metro quadro sul secondo quadro, sotto radice e quindi metro al secondo. Dobbiamo un attimino fare un po' di calcolo, se mi aiuta qualcuno con una Sì, calcolatrice. adesso. Allora, vediamo, aspettate, intanto vediamo cosa possiamo, pure usando un po' l'algebra, no, mettere in evidenza più che altro. Io metterei in evidenza un 10 alla quarta proprio, vedete che ce l'hanno tutti sul numeratore, quindi 2 per 10 alla quarta, e qua diventa 3 per 10 alla quinta. Almeno alleggeriamo pure i calcoli, più un mezzo, no, un mezzo per due, quindi niente, quindi più 410, dobbiamo fare sempre al quadrato, questa la chiudiamo, fratto 2 per 10 alla quarta. Va bene? Iniziamo a semplificare qualcosa, sto 2 con il 2, 10 alla quarta con 10 alla quarta, quindi dobbiamo fare 3 per 10 alla quinta, più 410 al quadrato. Allora, iniziate a fare 410 al quadrato. Chiaramente 10 alla quinta è... Allora, 168.000 e 100. Portiamo pure questo, stavo dicendo, questo sarebbe 100.000 per 3, quindi è 300.000. Va bene? Quindi fate più. Quindi questo a metri al secondo. 68.100, la radice. Virgola 17 metri al secondo. Ci portiamo il virgola 17 perché, come vi dicevo all'inizio, vedeste nei dati che ha messo 2,00, quello di solito è il messaggio, dice, usa due cifre significative dopo la. Quindi questa qui è la velocità. Vedete, quindi la nostra navicella, dopo tutta questa fase di accelerazione, è passata da 410 metri al secondo a, dove sta? 684, vabbè, virgola qualcosa, metri al secondo. Va bene? E questo era, vediamo se ci troviamo. Bello, qua mette solo 684, vabbè, non... È vero che virgola 17 sull'ordine delle centinaia è un'approssimazione che si poteva tranquillamente fare. Va bene.